La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252. Sì, ancora una volta diciamo quello che stiamo vedendo in settimana è stato tradotto poi sul campo da subito e mi sembra che l'approccio alla gara sia stato da parte nostra esplosivo, quando loro forse hanno subito un po' lo stadio, hanno subito un po' il caldo, non lo so, però siamo partiti nettamente meglio noi, lasciando il segno. Ma noi intanto ci godiamo questa, poi procediamo verso una doppia sfida che si sta dimostrando, insomma, questo stadio, la Dossenina, uno stadio veramente ostico, e l'invito ad essere ancora presenti in tanti, ancora di più alle persone è alto, perché insomma oggi secondo me anche questo fattore è inciso. Sì, io sono felicissimo, però so benissimo cosa abbiamo perso per strada, ma so benissimo che obiettivamente era pressoché difficilissimo non perdere qualcosa per strada, potevi avere maggiore fortuna o meno. Adesso non solo sono rientrati dei ragazzi, ma sono andati in palla questi ragazzi. Questa squadra, se la guardate oggi bene in campo, ha dentro tre ragazzi, due giocano davanti, uno è Baggi, l'altro è Guerini, sono quattro. Poi abbiamo, io parlo dei titolari che erano dall'inizio in campo, della Giovanna e Donzelli, che sono prodotti del nostro vivaio. Non diciamo, pensiamo troppo in là, godiamoci questa partita e da domani poi penseremo di, con la relazione, di capire cosa ci aspetta. Sì, sono contento, soprattutto il mese d'aprile per me è stato molto positivo, ma anche per la squadra, perché dopo un periodo dove forse avevamo perso un po' di sicurezza in noi stessi abbiamo fatto un grande mese d'aprile e adesso viene il bello, siamo qua che ci giochiamo le fasi nazionali e sappiamo che possiamo dire la nostra e toglierci delle soddisfazioni. No, è stata una bella azione, siamo stati bravi, è stato bravo soprattutto Della a mettermi in porta con quel passaggio in profondità che è stato perfetto in pratica, e dopo sono riuscito a saltare il portiere, ho avuto un attimo di esitazione perché mi è rimbalzata male la palla dopo aver superato il portiere, però a quel punto se avessi sbagliato, ma arrivati a questo punto penso sia lecito non porsi obiettivi, nel senso che sappiamo che possiamo dire la nostra, sappiamo che possiamo toglierci delle soddisfazioni molto importanti e quindi sappiamo anche che sono le altre squadre che devono venire qua a temere il fanfulla. Con oggi sono 23 gol stagionali e 22 tra campionato e playoff e uno in coppa, quindi sono felice. Sì, abbiamo fatto secondo me un'ottima azione sul gol dell'1-0, rigore ci stava tutto, e una volta che siamo riusciti a fare l'1-0 poi dopo abbiamo giocato anche abbastanza bene, però poi ci è arrivato il 2-0, l'espulsione, quindi bene così. Beh, bene, dai, sono sempre soddisfazioni, anche se, ripeto, lo spogliatoio non mi ha mai fatto mancare nessun tipo di supporto, e come ho detto già la settimana scorsa, il mister anche, la società anche, quindi io sono contento che poi adesso ho messo tutti d'accordo, però quelli che dovevo mettere d'accordo li avevo già messi da tempo. Obiettivo prima di tutto è arrivare in finale nazionale, perché adesso entriamo nelle semifinali nazionali e secondo me ci si arriva, noi arriviamo bene, saranno partite toste, concentrate, farà caldo, dovremo sfruttare anche il fattore casa, adesso ci godiamo questa vittoria e da martedì prepariamo la partita. È andata bene, sono contento per il gol, per essere tornato in campo e spero di essere importante soprattutto nelle prossime, che sono le partite più importanti della stagione. Nelle prossime partite servirà concentrazione, il massimo impegno e la consapevolezza che se siamo arrivati fino a qui vuol dire che siamo una squadra che può arrivare fino in fondo. Però la vita ti regala delle opportunità, sono riuscito a rientrare e penso di poter giocare le quattro partite più importanti della stagione e spero di farle al meglio delle mie condizioni. Siamo qui, ancora la Dossenina, e un altro turno l'abbiamo passato, il secondo scoglio, siamo tornati a giocare effettivamente a livello nazionale, usciamo dalla regione Lombardia e dal prossimo turno ci aspetta aspettano i spareggi nazionali per andare in Serie D. Siamo tranquilli, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, l'abbiamo messa subito nei binari giusti, non siamo mai
non siamo mai usciti di testa. L'abbiamo visto in settimana, preparata bene, l'abbiamo dimostrato in questi 90 minuti. È merito nostro se l'abbiamo messa subito dalla parte giusta la partita per poi gestirla in maniera serena. E ci sentiamo addosso la responsabilità. E proveremo fino alla fine, fino all'ultimo minuto di sputare sangue in mezzo al campo come abbiamo fatto, con la stessa serenità, con il cuore sgombro e la testa verso il nostro obiettivo che raggiungeremo, o meglio, lotteremo per raggiungere fino alla fine. La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.